Rieccomi, riecco il vostro Luca. Luca il Duca, come mi chiamano simpaticamente sul gruppo. Oggi facciamo una rasatura veri 100% Montefeltro style. Ok, quindi iniziamo veloci veloci. Mi sono già sciacquato il viso con acqua calda. Andiamo a mettere un pochettino di prep. Ricordo sempre che è tutto soggettivo. Per alcuni il pre-barba serve, per altri no. Io, per non sapere né leggere né scrivere, me lo faccio. E comunque mi piace farlo, fa parte del rito. Ok. Bene, ragazzi. Nel frattempo che la prep fa effetto, armo il rasoio. Oggi Mercur 37C, lo slant della Mercur con le Voskhod, un'accoppiata a tutta scorrevolezza su barba di un giorno. Andiamo ad armare il nostro bel rasoio. Rasoio, simbolo del nostro caro utente, il sergente Nicola Lo Russo, che saluto. Ciao Nick, grandissimo. Lui, Nicola, ha una caratteristica che io invidio tanto a Nicola. È ignifugo alla scimmia. Ha delle difese immunitarie verso la scimmia notevoli. Lui riesce a domarla. Ha pochi rasoi. Lui, da quando lo conosco nei vari gruppi, usa sempre il 37C. Praticamente il 37C fa parte è un allungamento naturale del suo arto. Quindi usando pochi rasoi, soprattutto questo, è diventato maestro nell'utilizzo di questo rasoio, no? Ha imparato a sfruttarlo al 100% ed è una bella cosa, no? Un signor rasoio. Lo andiamo ad utilizzare con Nivea. Ho letto un po' di pareri negativi anche sul gruppo ultimamente sulla Nivea. Prodotti pessimi. Ci arriviamo. Mi sciacquo un po' il viso. Tampono senza togliere del tutto il prebarba. Poi oggi facciamo una cosa. Voglio montarlo direttamente in viso, ma senza metterlo nel ciuffo del pennello. Crema rosa, figa la Nivea, me la spalmo, facciamo un super face lettering, andiamo a montare. Due video fa ho usato il maiale, poi ho usato il sintetico, oggi usiamo il tasso. Manico stellato Yaki Silver Tip. La crema rimasta la vado a incorporare nel ciuffo. Barba di 24 ore. Cosa c'è di meglio di un ciuffo morbidissimo, di un piumino? Secondo me niente. Ma basterebbe la crema avanzata nelle mani per fare un montaggio. Noi tonsori siamo un po' spreconi. Barbieri, non ci guardate. Voi che siete parsimoniosi, giustamente, coi saponi. Ma noi è un altro discorso.
sapone sotto pelle, adesso iniziamo ad aggiungere l'acqua, giustamente. Basta. Ripeto, barba di un giorno, non serve che sto gli 8 ore a fare il montaggio, no? E poi ragazzi, sarà che questi giorni ho lavorato troppo, troppi lavori forzati, c'è una tendinite che mi dà fastidio anche. Ok, ci siamo. Richiudiamo la crema. Si vede che mi piace, eh? Guardate. Ci siamo quasi. Adesso metto la forchettina così inizio a consumarlo bene, non come lo scannasaponi, eh? Allora, siamo 37C. Mamma mia. Che spettacolo. A me le rasature piacciono così, veloci, senza fronzoli, scorrevoli. La rasatura mi piace veloce. Ok, magari non è didattica, si deve far vedere, ma io non voglio insegnare niente a nessuno, quindi io mi rado come mi piace. Dai, oggi voglio provare a star sotto i 20. Anche perché penso che giustamente la soglia d'attenzione cala dopo i 15-20, dai. Che due palle guardare uno che si fa la barba, no? Quindi meglio star sotto i 20. Ok, seconda passata.
Sarei quasi a posto, ma ho voglia di stare con voi e facciamo la terza passata. Alright. Che piumino! Scusate, io devo controllare chi scrive nel gruppo. Tutto a posto. Terza passata fina e acquosa, come gli amici barbieri insegnano, i maestri barbieri. Andiamo. No, mi sono smerdato la maglietta. Ok. Bene, un giorno capirò dove guardare nello schermo, ma non è questo. Ok, ci siamo. Dunque, eccomi. Adesso, prima di mettermi il prebarba, io c'ho un po' la fissa di questi prodotti intermedi, avrei due possibilità. O l'acqua di rose, una valida alternativa alla pietra di allume, però ho notato che ha un buon effetto cicatrizzante, però mi tende un po' a seccare la pelle. Quindi faccio come fa il mio barbiere. Prep anche in post rasatura prima dell'aftershave. Si rinfresca, lenisce, idrata, cicatrizza. Insomma, raga, la prep fa tutto. Poca, eh? Poca, poca, poca. E poi lo ringrazierà.
Nel frattempo che la lascio un attimo agire e vi presento la mia sbarbata. Allora, ho usato il Mercur 37C con armato di Boscot. È un rasoio come piace a me, la rasatura che piace a me è così, veloce, scorrevole. Così mi piace. Non sarà in maniera didattica, ognuno porta avanti le proprie strade. Mi trovo bene così. È un rasoio che forse è meglio da 2 giorni in su, 2 o 3 giorni, fino a una settimana. Giornaliera, sì, anche, però da 2 giorni mi trovo meglio. Adesso vorrei provare, l'ho già provato, vorrei comprare il German della Razorock, che è uno scricchettino più incisivo. E comunque già lui è un bel rasoio, manico corto, maneggevole, veramente è un rasoio che mi ha cambiato, è uno dei primi che ho avuto e mi ha cambiato proprio la concezione di rasatura, perché quando tu vieni da anni di multilama, passi il rasoio di sicurezza, comunque hai delle paure, inizi a capire certe cose. Io ragazzi ho una barba molto dura, molto difficile. Non guardate adesso una sbarbata senza tagli, ma all'inizio era un macello. Purtroppo non è per tutti uguale, ma quella è una barba più morbida. Io ce l'ho dura, folta, un macello. Lui è il primo rasoio che mi ha fatto uscire proprio dagli schemi, in cui, faccio degli esempi, ho iniziato a radermi fuori dagli orari a cui ero abituato, senza farmi male. Con lui era possibile. È un rasoio che d'estate nei caldi tordi mi posso rasare con acqua completamente fredda, anche in prerasatura acqua fredda con lui posso senza problemi. Quindi è un gran rasoio, secondo me, studiato bene, un rasoio che ha fatto la storia del wet shaving, un simbolo, un basta. E crema Nivea, vi dicevo, sul gruppo si era parlato, se non faccio i nomi, però prodotti Nivea scadenti, pessima qualità, ma io onestamente non sono d'accordo. Per me è stato un bel montaggio, bello, corposo, massiccio, scorrevole, mi ha dato tutto quello che mi serve per una bella sbarbata. E adesso vado a mettere l'aftershave. Ah, aspetta, pennello, Yaki, manico stellato, un silver tip che l'ho portato a casa sui 20 euro regalato, è un signor pennello di qualità. Anche qui vedo sempre sta ricerca frenetica continua del super back, bon, super densità, vedo dei pennelli grossi così, alti così, che cazzo dovete farci, boh. Non lo so, io sarà che adesso ormai mi faccio la barba quasi tutti i giorni, al massimo arriva 3 giorni, ma cioè, punte morbidissime, un minimo di spinta ce l'ha, non so che cavolo tocca fare, cosa tocca strofinare, boh, dopo un po', va bene, dai, questa è un'idea mia, e quindi sono contento, è stato un cuscino morbidissimo, un bel montaggio, bello, poi, va bene. Basta, aftershave, naturalmente, Nivea, Skin Energy, lozione dopo barba, taurina, battiamo, generosa quantità, Cosa manca? Dai che lo sapete. Allora, è un dopo barba che non ve lo so descrivere. Piacevole, energizzante, dà quella botta di vitalità alla pelle. La dà. Piacevole.
poco persistente, non ha gran persistenza, però va bene così. Ora, per concludere in bellezza, non ne avrei bisogno, non ne ho bisogno perché, guarda, ho la pelle elastica, idratata. Secondo me, aver usato un poco di prep in post-rasatura è stata una manna dal cielo, ma siccome voglio esagerare e voglio di ringraziare il mitico zio del gruppo, zio Silvione, Silvione Chiastra, che saluto, ciao zio, e metto un po' di crema idratante borotalco, come consigliato da lui. Bella profumata, poca poca, perché veramente non ne ho bisogno oggi. La rasatura è stata comunque buona. Perfetto ragazzi, ora posso andare a fagiane. Bene, e la rasatura è terminata. Spero vi sia piaciuto, spero non vi abbia annoiato. Io vi ricordo, se volete stare in nostra compagnia, di iscrivervi al gruppo Facebook Montefeltro Wet Shaving. Sul canale iscrivetevi, ma a noi non è che ci interessano tanto i numeri, che dobbiamo fare i soldi col canale, è più almeno ci fate vedere se stiamo lavorando nella direzione giusta, ok? È un modo per vedere che apprezzate, diciamo, nella sua base. Niente ragazzi, vi saluto.